Quando si avvicinarono all'isola, non poterono trovare neppure un piccolo approdo per via dell'altezza della sua riva. Quell'isola era incredibilmente piccola e del diametro di circa uno stadio, e sulla sua superficie non c'era terra, ma vi compariva solo una nuda roccia simile al granito. La sua altezza era pari alla lunghezza e alla larghezza. Dopo aver navigato attorno a quell'isola, trovarono un approdo così stretto che riuscirono a malapena ad entrarvi con la prora della nave e una salita molto aspra da scalare. Così, l'anonimo compilatore della Navigatio Sancti Brandani ci presenta l'isola scelta dall'eremita Paolo per la sua permanenza, ed in effetti le amenità del luogo sembrano adatte allo scopo. Un'isola di sola pietra, ripida, squadrata, tozza, alta e larga e lunga, solo qualche decina di metri, praticamente uno scoglio in mezzo al mare, spesso ricoperto dal guano degli uccelli che non guasta. Oggi sappiamo che quella che l'autore ci ha descritto potrebbe essere con buona dose di certezza un'isola in realtà ufficialmente scoperta solo dopo secoli, oggi non proprio meta di viaggi penitenziali, ma oggetto piuttosto di dispute territoriali. E no, nessuna traccia dell'eremita Paolo, anche se qualcuno ha recentemente provato ad emularlo, ma non ci arriverà. Amici, bentrovati in questo nuovo video nel quale partiamo alla scoperta di un luogo che avrei voluto raccontarvi da quando ho aperto questo canale. Un posto senza senso attorno al quale si sono incagliate nei secoli varie storie improbabili e che però implicano un interrogativo comune. Perché? Perché a qualcuno dovrebbe interessare qualcosa come questo scoglio? E perché? Perché in nome di Dio qualcuno dovrebbe volerci venire a vivere? Un'ultima cosa prima di procedere con la puntata. Il testo e la ricerca delle informazioni contenute in questo video sono stati preparati dallo straordinario, sempre straordinario e che sempre sia lodato, Alessandro Zambruno, a partire da alcune fonti che gli ho fornito all'inizio della ricerca su questo luogo allucinante. Adesso vi ci portiamo. Ad Alessandro va quindi il mio ringraziamento e, se il video vi piace, ringraziatelo nei commenti. Torniamo per un attimo alla Navigatio. Quest'opera, anonima, in latino, racconta del leggendario viaggio per mare di Brandano, un frate irlandese, poi fatto santo, quindi San Brandano, patrono dei balenieri, non a caso. Questo Brandon fu un abate realmente vissuto in Irlanda tra il V e il VI secolo d.C. e in vita compì diversi viaggi apostolici per mare, raggiungendo molte isole della Scozia, nelle Orcadi, nelle Shetlands e forse terre ancora più lontane. Alla sua morte, le sue gesta finirono subito per sconfinare nel leggendario e i viaggi di Brandano si prestavano bene ad essere conditi da mostri marini e isole fantastiche. La Navigatio quindi traduce nella fantasia figurativa, tipica dell'alto medioevo, la verità storica del santo e della sua missione evangelica tra Scozia e Irlanda. Nella finzione letteraria, Brandano salpa alla guida di un gruppo di monaci alla scoperta del paradiso terrestre, che si scoprirà essere situato sul dorso di un gigantesco mostro marino che, vista la sua mole, verrà scambiato per un'isola, appunto l'isola di San Brandano, ad ovest del continente africano. Questo naturalmente non può che portare alla memoria di chi è nato negli anni 90 quel pescione gigante che si vede in Sinbad della DreamWorks. Grande flop della DreamWorks, come tutti gli youtuber che parlano di film hanno sempre riportato, ma secondo me film godibilissimo che per me all'epoca fu di intrattenimento. Poi fatemi sapere cosa ne pensate di Sinbad qua sotto. Non sappiamo se quest'isola di San Brandano esiste o no, misteri della fede insomma. Potremmo dire. Ma sappiamo invece che molte delle altre isole di cui si dà conto nella Navigatio sono luoghi reali, ovviamente trasfigurati nei toni della leggenda. Sappiamo che i monaci irlandesi navigarono per l'oceano settentrionale, ma non possiamo dire se effettivamente Brandano in vita raggiunse questi luoghi o se essi sono semplicemente reminiscenze di racconti più antichi e leggende locali. Ad esempio, la critica non ha dubbi nell'identificare l'Islanda nell'isola dei Fabbri e le Faroer nell'isola dei Montoni. Addirittura vi si racconta di una colonna di cristallo in mezzo al mare che parrebbe essere la descrizione di un iceberg o della calotta artica. Uno di questi luoghi simili leggendari è appunto l'isola dell'eremita Paolo. La sua forma squadrata, le esigue dimensioni, persino la vaga indicazione geografica con cui l'anonimo autore la colloca, cioè a sud dell'isola dei Fabbri, l'Islanda, ha spinto molti critici a riconoscere in essa Rocal, la roccia che ruggisce.
La roccia che ruggisce è infatti una possibile etimologia gaelica che dà origine a questo nome, forse per via delle mareggiate e delle onde che si schiantano sui suoi scogli. Un isolotto inospitale, solitario, in mezzo all'oceano, con la singolare forma che ricorderebbe più che un'isola il corno di un mostro marino. Ecco forse da dove arriva la fantasia dell'isola pesce di San Brandano. In realtà Rocal sarebbe la sommità di un vulcano. L'isolotto è ovviamente disabitato e viverci sarebbe quanto mai difficoltoso, se non impossibile, santi penitenti a parte naturalmente, ma nonostante ciò, da anni Rocal è contesa. Le nazioni e quella malsana passione per le rivendicazioni territoriali. Quanto spesso finiamo a parlare di questa cosa tra qui e Nova Lectio? Tipo sempre, quasi sempre. Non è vero, ma spesso, molto spesso. Fantasie medievali ed esegesi a parte, Rocal infatti gode oggi di interessi diciamo più profani che sacri. La storia documentata di questo scoglio comincia più di 1000 anni dopo la Navigatio, quando venne ufficialmente scoperto nel 1810 dalla HMS Endymion. Nonostante nel 1716, un secolo prima, nella Description of Western Islands of Scotland, redatta dallo scrittore gallese Martin Martin, si chiama così, viene più volte menzionata una certa Rocal, nome che già compariva in manoscritti del XV secolo. Fu quindi probabilmente il capitano della HMS Endymion nel 1811, il primo uomo, dopo San Brandano, forse, a mettere fisicamente piede su Rocal, un'impresa non certo irrilevante vista la pericolosità di quel tratto di mare. Ci furono incidenti accertati nel 1824 e poi nel 1904, quando 600 passeggeri del piroscafo SS Norge, emigranti diretti a New York da Copenaghen, morirono in seguito alla collisione con il fondale attorno all'isola. Lo stesso Martin Martin ci racconta che nel 1686 un mercantile spagnolo si era incagliato tra le rocce dell'isola, causando la morte di 250 persone. Insomma, non proprio un posto facile dove navigare e attraccare, come già ci spiegava l'autore della Navigatio. A partire dal 1831, però, Rocal cessò di essere un'isola, per così dire, fantasma. Vennero infatti stabilite con certezza le sue coordinate e le dimensioni. Che vi riporto a schermo, col cavolo che leggo questa cosa, anche se me la sono scritta, col cavolo. Grosso modo a 300 km dall'isola scozzese di Kilda. 29 per 31 per 25 metri, anche se in realtà le misure, specie l'altezza, dipendono molto dal livello del mare, che da quelle parti è abbastanza inquieto, quindi un po' difficile calcolare con certezza matematica. Eppure l'isolotto verrà a lungo dimenticato, semplicemente ignorato, vista la sua apparente inutilità e la pericolosità delle sue acque. Ma il 18 settembre 1955 i Royal Marines britannici, a bordo della HMS Vidal, raggiungono Rocal. Tre di essi vi sbarcano tramite elicottero, furbi loro, non come Brandano, che issano la Union Jack tra i venti ruggenti e vi appongono una targa ufficiale. Rocal è territorio britannico. Come mai aspettare più di un secolo, dunque? Beh, sia chiaro, all'epoca nessuno si strappava le vesti dal desiderio di annettersi questo scoglio. Ma nel 1955, in piena guerra fredda, un'isola non rivendicata da nessuna potenza, al largo delle proprie coste, seppur remotissima e inospitale, poteva certamente rappresentare una minaccia. Nello specifico, la paura dei britannici era che i russi potessero inventarsi qualcosa a riguardo e fare di Rocal un deposito di armi o sede per alcuni test militari. Nel 1972, dunque, Rocal diviene formalmente territorio britannico, incorporato nel distretto scozzese di Harris, nella contea di Inverness. Ma esattamente come i bambini, che iniziano a desiderare gli stessi identici giochi dei loro amici solo per gelosia, altre nazioni magicamente si accorsero di Rocal e non riconobbero l'annessione britannica. Prima tra tutti l'Irlanda, che ha fatto di Rocal un altro simbolo della rivalità con la Scozia e il Regno Unito. Ma anche l'ancora più remota Islanda ebbe qualcosa da dire. Infatti si ritenne che Rocal facesse parte della stessa piattaforma continentale islandese e che quindi fosse la prosecuzione del proprio territorio. Idea poi copiata dalla Danimarca, secondo cui la piattaforma continentale su cui sorge Rocal sarebbe quella delle Faroe. Tutto questo giochino di rivendicazioni e controrivendicazioni in realtà era motivato dal fatto che soprattutto tra anni 70 e 80 la comunità internazionale ebbe gran da fare nel tentare di ridefinire e ammodernare i principi del diritto marittimo, così come tutti quei diritti e responsabilità degli stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani attraverso nuove linee guida che regolassero trattative, sovranità, tutela dell'ambiente, sfruttamento delle risorse naturali, eccetera, eccetera. Tutti questi sforzi avevano infine portato nel 1982 alla firma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, altrimenti nota
come Convenzione di Montego Bay, o, se volete, UNCLOS, però Convenzione di Montego Bay è più così, più, no? C'è un fascino tutto suo. Ora, il diritto marittimo è materia molto complessa, ma riassumendo e limitandoci a quello che ci interessa oggi, la Convenzione fu decisiva nel mettere nero su bianco soprattutto due principi, quelli relativi alle acque territoriali e alle famigerate zone economiche esclusive. Furono definite acque territoriali di uno Stato lo spazio di mare che si estende per 12 miglia nautiche dalla costa, area, quindi, dove sono in vigore le leggi di quello Stato e all'interno della quale è permesso agli attori estranei il solo transito e magari che sia anche spedito e senza dare troppo fastidio. Ancora più estesa, in realtà, è la zona economica esclusiva, un'area di mare che dalle coste di uno Stato si estende per 200 miglia nautiche. In questo spazio solo lo Stato titolare della zona economica esclusiva può esercitare i diritti di sfruttamento delle risorse, che sia di pesca o estrazione di petrolio o altri materiali. Va da sé poi che nell'atto pratico ogni paese, in accordo con i vicini, dovrebbe procedere alla definizione delle proprie zone economiche esclusive e acque territoriali, letteralmente righello e matita alla mano, in modo che tutti siano contenti. Certo, se siete uno stato oceanico, di spazio ne avete quanto ne volete, ma pensate ad esempio se siete nel Mediterraneo, quanti e quali sforzi siano necessari per regolare in maniera equa le zone economiche esclusive di ciascuno. Ma questo è un altro discorso, torniamo alle desolate latitudini settentrionali di Rocca. Capite bene come, alla luce delle nuove regole della Convenzione, poter rivendicare l'isolotto di Rocca in oceano aperto proprio come territorio permetterebbe di reclamare una zona economica esclusiva e indisturbata in quell'ampio tratto di mare e pescare tutto il merluzzo che volete o sfruttare giacimenti di gas e petrolio ancora vergini, ragion per cui Irlanda, Islanda e Danimarca tentarono, con i mezzi a loro disposizione, di annullare la rivendicazione britannica. Il concetto di piattaforma continentale, sfoderato da Islanda e Danimarca, trovava infatti anch'esso una sua definizione proprio nel testo della Convenzione. Ma gli addetti alla Convenzione non erano proprio degli ingenui, e quindi per evitare che si creassero zone economiche esclusive a caso partendo da scogli alla deriva, le norme stabilivano che isole o scogli in cui non è possibile abitare o sostenersi in maniera autonoma non possono avere una loro zona economica esclusiva. Tenuto conto di ciò, per il Regno Unito, poco importa, perché Rocca rientrerebbe già nella sua zona economica esclusiva. Continuo a dire questa parola e la dirò altre 300 volte. Che parte appunto dall'isola di Kilda, la terra più vicina a Rocca. Se da Kilda si calcola un'area di 200 miglia nautiche, cioè 370 km, Rocca, distante 300 km, rientrerebbe automaticamente in essa. Dagli anni 80, quindi, sono soprattutto Scozia e Irlanda i principali contendenti di Rocca. Per la Scozia, Rocca sarebbe già a tutti gli effetti territorio britannico, mentre l'Irlanda sosterrebbe che Rocca non può appartenere a nessuno Stato. Per rendere quindi chiara la sovranità dell'isolotto, nel 1985 un avventuriero britannico nonché veterano dello Special Air Service, Thomas McLean, decise di occupare Rocca e viverci, forse memore dell'eremita Paolo descritto nella Navigazio, o forse per dimostrare che su Rocca fosse possibile effettivamente abitarci. Sappiamo solo che resse 40 giorni. Qualche anno più tardi, anche due fratelli irlandesi, i Gribbon, pianificarono uno sbarco su Rocca per rimuovere la targa messa dai soldati inglesi, ma non se ne fece nulla. Oggi Rocca è comunque a tutti gli effetti territorio britannico, o meglio, rientra nella sua ZEE. Nel 1997 venne infatti ufficialmente riconosciuto come scoglio, dopo tipo 1500 anni, quindi impossibilitato a possedere una ZEE, e il Regno Unito decise quindi di far decadere ogni tentativo di estensione della sua zona economica. Rocca però, come si diceva, fa già parte di questa sua zona economica esclusiva, perché ha soli 300 km da Kilda. Ma nonostante Irlanda e Regno Unito abbiano alla fine convenuto sulle rispettive ZEE, non sono mancati alcuni incidenti. Questo perché è del tutto indifferente a qualsiasi principio di diritto marittimo, i pescatori irlandesi della contea di Donegal hanno continuato a pescare nell'area attorno a Rocca, nonostante gli scozzesi reclamino quei merluzzi come appartenenti alla propria zona economica. Tra il 2019 e il 2021 un paio di volte è capitato che il governo scozzese abbia dovuto ricorrere a mezzi militari per allontanare i pescatori irlandesi. E mentre irlandesi e scozzesi erano troppo presi a lanciarsi insulti da una nave all'altra e indirizzarsi reciprocamente canzoni folk inneggianti la sacra inviolabilità di Rocca, nessuno si accorge che nel 1997 un gruppo di attivisti di Greenpeace è riuscito a sbarcare sull'isola per restarci 42 giorni, quindi battendo il record. Lo scopo era di protesta per le esplorazioni petrolifere, con Rocca che venne ribattezzata Waveland,
molto più hippie, con tanto di migliaia di passaporti rilasciati e quant'altro. Sealand vibes intensifies. Ma tafferugli di frontiera e nazionalismo a parte, per anni nessuno tentò più di sbarcare su Rocal. E mi domando come mai, almeno fino al 2014, quando lo scozzese Nick Hancock puntò a battere il record di permanenza sull'isola. Il tutto non per reclamare il possesso su Rocal, ma per raccogliere fondi per un'organizzazione benefica. I piani prevedevano un soggiorno di 60 giorni, ma dopo 45 giorni fu costretto a battere in ritirata perché una tempesta gli aveva portato via diversi rifornimenti. Record comunque battuto. Visto che ormai l'accesso a Rocal sembrava sdoganato, c'è anche chi pensò bene di guadagnarci una cifretta. Dal 2020, infatti, due compagnie turistiche, la Kraken Travel e la Lupine Travel, già specializzata in viaggi in luoghi di difficile accesso come Corea del Nord, Iran e Chernobyl, propongono viaggi via mare dalla cittadina scozzese di Oban, passando naturalmente per Kilda. $2,000 a testa per raggiungere l'isolotto su un'imbarcazione del 1918, ovviamente condizioni meteo permettendo. Una volta raggiunta Rocal, sarà possibile per i turisti tentare di sbarcare sull'isolotto per qualche minuto. La ricompensa è l'accesso a uno dei più esclusivi club al mondo, il Rocal Club, aperto solo a coloro che mettono piede sull'isola. Mi hanno già convinto. Fortunatamente, però, là fuori c'è ancora chi ama l'avventura. Parliamo di Chris Cameron, un 53enne insegnante di scienze ed ex militare, che in seguito al senso di isolamento provato durante il lockdown si è chiesto quanto poteva sfidare i suoi limiti isolazionisti e magari a fin di bene. Quindi ecco una nuova spedizione su Rocal, sempre per puntare a stabilire un nuovo record, stavolta 60 giorni. La spedizione di Cameron è partita a maggio del 2023 dal porto di Inverkip. Salve amici! Nel testo mi sono dimenticato di dire che il nostro eroe non è andato da solo su Rocal così, in vacanza, ma si è portato anche due amici che sono il tecnico radio Adrian Stiles, e vedremo perché è importante un tecnico radio, oltre che per ovvi motivi di sicurezza, ma quello d'accordo, e un tale Emil Bergman che è uno scalatore bulgaro. Questi due che lo seguivano sono poi ripartiti dopo pochi giorni, è giusto il tempo di testare le attrezzature radio e mandare alcuni messaggi, lasciando quindi di fatto Cameron da solo ad affrontare la sua prova come i suoi predecessori. Lo stesso Hancock ha prestato la sua esperienza a beneficio di Cameron, ricordando come la grande sfida sia soprattutto mentale, prima che logistica. Tenersi occupati, quindi. Hancock provò a imparare a suonare l'armonica e a parlare italiano, guarda caso, conversando con gli uccelli, giusto, i giusti interlocutori per la nostra bella lingua. Cameron però almeno avrà due commilitoni a condividere la solitudine, ma Stiles e Bergman hanno un ruolo determinante nella riuscita dell'impresa, visto che si occuperanno di coprire le trasmissioni radio H24, così da raccogliere i fondi necessari allo scopo benefico dell'iniziativa. Infatti, non appena sbarcati su Rocal, i tre hanno attivato il segnale radio a cui i radioamatori di tutto il mondo potranno sintonizzarsi. Chi lo farà potrà così acquistare, a scopo benefico, una cartolina QSL, cioè una conferma scritta, una ricevuta, per così dire, di una comunicazione via radio. Questo argomento, amici, i radioamatori e le radio amatoriali e le isole che si collegano e le cartoline, ho scoperto che c'è un substrato, un sottobosco di appassionati pazzeschi che sono infottati di brutto su sta roba. Una roba molto affascinante, secondo me, che si sposa benissimo con le tematiche di questo canale. Io non escludo assolutamente che prima o poi arriverà un approfondimento in merito. Questa cartolina, recando il codice di Rocal, è ovviamente una rarità per gli appassionati, visto che quando mai ti ricapiterà di sintonizzarti con Rocal? La spedizione di Cameron è ancora in corso, quindi è possibile che torneremo a parlare di questa cosa in futuro. Ecco, quando io ho scritto questo testo, la prova era ancora in corso, ma oggi sappiamo com'è andata e purtroppo per Cameron è andata bene, nel senso che lui è ancora vivo per raccontarlo, ma non benissimo, perché comunque dopo 30 giorni, quindi senza riuscire a battere il record, è stato costretto dal tempo che stava peggiorando sensibilmente a inviare un Mayday alla guardia costiera che poi è andata a salvarlo. È riuscito comunque a raccogliere un po' di donazioni e tra l'altro il link è ancora attivo e lo lascio in descrizione. Sia mai che qualcuno volesse donare al Soldiers Charity and the Royal Navy and Royal Marines Charity.
Cameron poi è stato riportato sulla terraferma, è stato visitato per precauzione, ma stava bene. E qui dice che la sua famiglia è fiera di lui e che ha apprezzato il tentativo, ma spera che la prossima avventura possa essere un po' meno rischiosa ed estrema. In quanto a me, per il momento non mi resta che ringraziare voi per essere arrivati fino alla fine di questo video con me, Alessandro per il prezioso aiuto con questo video, e augurarvi una buona permanenza ovunque siate, ad eccezione di chi tra voi voleste decidere di andare su Rokan. A meno che non sia per entrare nel club, allora lo capisco. A loro posso solo dire che se la sono cercata. Non quelli del club, quelli che lo fanno a casaccio. Cioè quelli che lo fanno per fare gli eremiti pazzi che vanno lì 60 giorni. E ora che si sedessero pure comodamente lì sul loro guano, a tutti voi altri, invece, persone sane di mente, come sempre rivolgo i miei rispetti. Noi ci vediamo alla prossima isola. Ciao a tutti.